Professore, il ruolo di questi anni molto forte della ricerca accademica applicata alla medicina e alla chirurgia estetica. Bene, nella medicina estetica e chirurgia estetica ormai si utilizzano tecnologie, come del resto in altre parti, in tutti gli altri settori della medicina. Ovviamente nella ricerca di essere sempre meno invasivi, ormai cerchiamo di avere delle tecnologie che non vadano a interagire con i tessuti non target. Mi spiego meglio. Devo targetizzare un tipo di tessuto, io devo essere preciso, toccare solo lui, senza andare senza interagire con quello che gli è vicino, perché questo mi può portare poi ad esiti. Quindi diciamo così che l'obiettivo di questi anni è non alterare l'immagine della persona, garantire sicurezza, ma donare quel tocco di bellezza in più. Sì, diciamo che da aiutare questi soggetti a dimostrare un po' meno di anni, però lasciando tutte le funzioni fisiologiche come, mi permetta, mamma natura la progettate. Bellezza e tecnologia, Made in Italy, voi siete rappresentanti comunque di questo settore, cosa chiede oggi il mercato? Il mercato chiede tecnologie non invasive, tecnologie che lasciano l'ovale della paziente come era prima, vuole solo ritrovare il suo vecchio ovale, cioè non creare delle situazioni che possono cambiare la fisionomia delle persone, soprattutto nel viso. E poi anche per il corpo oggi l'innovazione tecnologica consente di dare ottimi risultati senza andare a invadere i tessuti e naturalmente poi anche tutto quello che ne consegue. Ecco, parliamo di tecnologia, la vostra. Tecnologia assolutamente made in Italy, noi siamo certificati ISO 13485, tutti sono medical device e sono italiani perché abbiamo anche una filiera tutta italiana anche di fornitori. Siamo nell'Alta Umbria, anche se il nome Top Quality Group pensa di essere una cosa straniera, invece in realtà no. Siamo lì da 11 anni, quindi ormai abbiamo anche una struttura grande, sono oltre 2500 metri quadrati, dove facciamo tutto: la progettazione, la produzione, la commercializzazione, l'assistenza tecnica e anche grandi servizi di post vendita, perché alla fine il cliente acquista il prodotto italiano, gli piace, innovativo, digitale, quindi la vecchia cosa, il vecchio problema dell'obsolescenza da noi non c'è. C'è sempre la nuova versione del software, non esiste più un nuovo modello. Ecco, quindi per fare questo naturalmente ci sarà un grandissimo lavoro di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Sì, assolutamente sì, ogni anno riusciamo a uscire con una o due tecnologie innovative. E dicevo poi l'importante è la quinta fase, che è il post vendita, cioè il cliente, ripeto, piace il prodotto però vuole che lavori il prodotto e quindi noi abbiamo dei sistemi digitali soprattutto e di marketing digitale che riesce a portare pazienti nuovi agli studi. Io penso che il nostro cliente ambisca più a quello che a un buon prodotto tecnologico, vuole vedere gente nuova e noi riusciamo a farlo con una struttura organizzata di post vendita. Cosa vuol dire oggi coniugare il trattamento non invasivo con la parola bellezza? Beh, oggi ci sono dei dispositivi che sono assolutamente in grado di offrire risultati di altissimo livello in maniera non invasiva e quindi mantenere la bellezza proporzionata anche all'età. Quindi l'obiettivo è non rimanere giovani all'infinito, ma mantenere una bellezza sicuramente proporzionale all'età, quindi la bellezza per quell'età. Sicuramente oggi una donna di 50 anni di oggi non è paragonabile a quella di una volta. Questo grazie a questi trattamenti, a queste cure, specialmente con dispositivi, se vogliamo, non invasivi come questo che lavora in tal senso. E cosa fa nello specifico questo? Questo dispositivo emette una vibrazione a bassa frequenza, quindi agisce a livello di linfodrenaggio
a livello vascolare e sulla matrice e migliora fondamentalmente il trattamento, esalta il trattamento anticellulite. Bellezza è una parola oggi molto usata, ma andiamo nel dettaglio. La bellezza al maschile e al femminile, dall'osservatorio privilegiato, di chi la bellezza la procura? Sì, diciamo che l'esigenza di bellezza, sia al femminile che al maschile, principalmente penso rappresenti la voglia di sentirsi curati, di fare qualche cosa per noi stessi e quindi avere una sorta di, come dire, di autostima per affrontare meglio la vita quotidiana e sentirsi maggiormente affermati. Anche attraverso la chirurgia estetica non invasiva, questa è una parola fondamentale. Sì, direi di sì. Sicuramente sentirsi curati prevede il fatto di scegliere delle strade. Quello che abbiamo visto, sicuramente il mercato della medicina estetica e della chirurgia plastica estetica sono in crescita, ma quello che cresce di più come esigenza del paziente è avere un tipo di risultato sicuramente efficace, sicuramente significativo, ma con procedure non invasive. Questo qua è quello che in questo momento il mercato pretende e noi cerchiamo di darlo nel migliore dei modi. Il mondo del benessere, dal punto di vista femminile e maschile, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle innovazioni del settore. Sì, le innovazioni di questo settore partono da grandi sforzi nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e dell'importanza che questi prodotti siano sicuri e certificati. La nostra azienda produce acido ialuronico, che è un prodotto assolutamente sicuro, riassorbibile, che risolve gran parte dei problemi dell'estetica e della bellezza. Cosa vuol dire oggi la parola bellezza, secondo lei? Bellezza è sentirsi bene con se stessi, quindi non è cercare di non invecchiare, questo senz'altro, ma cercare di portare meglio i propri anni. La vita media delle persone si è allungata, perciò c'è sempre più una ricerca, no? di cercare di restare belli sempre più a lungo. E questo, le nostre innovazioni portano un po' a questo, a cercare di portare qualche anno in meno e di sentirsi bene con se stessi.